Eccoci qua, dovremmo essere in diretta, aspettiamo che si colleghino Stella Levantesi e Ilaria Bonaccorsi. Ora l'ho beccata, vediamo. Eccoci. Eccoci qua. Aspettiamo l'arrivo di Stella. Eccola qua. Allora. Tac. Eccola qua. Ciao. Ciao, buonasera. Buonasera Stella. Ah, Stella Ilaria, Ilaria Stella, perché credo che è vero, la è il prima quarto volta numero che ci vediamo, sì. Non vi siete ancora viste in diretta. Tutto bene? Tutto bene, voi? Bene, ma sì, direi che... Insomma... Hai visto le notizie di oggi alla luce del dibattito di ieri su, sul problema sul, del nucleare in Cina? C'è stata una fuga lì. No. Oggi c'erano tutti gli articoli sui giornali a proposito di nucleare sicuro. E, no, non l'ho vista, raccontami. C'è stata una fuga, ovviamente il governo cinese ha mobilizzato tutti, però c'è un problema ad una centrale nucleare e ovviamente non esce la notizia come dovrebbe, ma è uscita. C'è un problema. Quindi la fuga è stata doppia. Esatto. Bene. Vabbè. È confortante. Beh, ieri c'era un lettore nostro, era collegato in diretta e sollevava qualche dubbio sull'articolo che abbiamo pubblicato e su quello che Pio De Miglia ci raccontava rispetto alla situazione in Giappone. E poi molto carinamente questo lettore mi ha scritto in privato dicendo non vorrei essere stato troppo tranchant, ho detto no, guarda, ognuno ha diritto alle sue opinioni, la nostra opinione è che il nucleare non sia una soluzione, perché lui mi mandava dei dati paragonando l'impatto dell'eolico, del carbone, però insomma credo che il nucleare andrebbe messo su un'altra tabella, no? Perché il suo impatto insomma, si giudica con parametri un po' diversi, un po' più ampi. E oggi questa notizia sul nucleare sicurissimo. bene. Vedi che a volte, come dire. Allora, ossigeno numero 4, ma oggi non parliamo solo di ossigeno numero 4, ma parliamo anche del libro di Stella, che è in libreria da qualche settimana. Arrivare in libreria prima dei moti che stanno coinvolgendo il settore, che stanno bloccando un po' tutto, sia per questo numero di Ossigeno. Stella è collaboratrice di Ossigeno sin dal suo numero uno, sempre su tematiche ambientali, questa volta il numero stesso era dedicato all'ambiente, quindi più che mai il suo contributo era richiesto e necessario. E il pezzo è un po'... riprende un po' quello che scrivi nel libro, aggiunge delle cose, aggiunge qualche chiave, ma insomma il tema è quello del negazionismo, no? Di cui ancora si discute, non è che... Sì, nel pezzo, diciamo, la prima parte è dedicata un pochino a fare una panoramica di quello che è lo stato attuale del clima, quindi... Insomma, ho inserito anche degli studi che secondo me sono molto interessanti, che fanno comprendere un pochino meglio la situazione. C'è uno studio che è uscito su Nature, secondo cui il pianeta non è mai stato così caldo negli ultimi 12.000 anni, quindi insomma è un dato abbastanza che colpisce. Però il punto poi alla fine è che sappiamo già che insomma, la crisi climatica è in corso. Gli allarmi degli scienziati sono gli stessi da ormai più di 50 anni, c'è un messaggio univoco da parte della scienza, quindi in realtà la sfida reale non è tanto sulla
su proprio sulla scienza, ma di fatto sull'azione e sulla consapevolezza. Prego. Volevo farti una domanda, infatti. Diceva a vari ambientalisti quanto mi fosse piaciuto il libro di Franzen, no? Che se smettessimo di leggere. Sì. E loro mi dicevano, però non ci aiuta. Cioè, una persona che dice, ok, è questo, la fine del mondo arriva, facciamo il piccolo che possiamo, perché anche il piccolo conta, ci aiuta molto di più una Greta che invece empaticamente comunica una rabbia, no? Contro il suo destino che non è inevitabile. E volevo chiedere, siccome appunto come dici tu e come viene fuori da questo numero, il problema è il linguaggio, è come comunicare, la divulgazione, la metafora che tu fai all'inizio del pezzo è stupenda, quella della macchina del rumore, come si metta, no? Una macchina si faccia tantissimo rumore per non far più sentire niente alle persone. Ecco, allora mi chiedo, cosa secondo te aiuta un pessimismo necessario, un pessimismo mixato a tanta empatia invece, oppure raccontare di una possibilità o di più possibilità? Ecco, perché alla fine la scienza è univoca. Sì, allora è una domanda abbastanza complessa, nel senso che io non credo che ci sia poi una risposta giusta o corretta rispetto ad altre. È chiaro che un atteggiamento troppo pessimista, dove si presenta la situazione come siamo tutti destinati, no, a scomparire, siamo tutti destinati a vivere in un mondo distrutto e devastato. Chiaramente fa venir meno anche la necessità di un'azione, no? Che poi è quello che è stato un pochino criticato a Franzen, cioè proprio questo, di dire sì, ma se siamo già tutti finiti, se il mondo è già finito, allora per quale motivo dovremmo agire per far qualcosa? No, ce la godiamo Mo me lo segno, diceva qualcuno. No, però c'è la necessità di smettere di fingere, no? Esatto, quindi su questo io sono d'accordo, su questo io sono assolutamente d'accordo, cioè, ed è anche un pochino la spinta che ho sentito anche nel voler fare il libro, cioè quello di fare luce su determinate cose, determinati processi che finora sono stati nascosti, che finora sono stati comunque, per così dire, spazzati sotto al tappeto. E allo stesso tempo di dare delle informazioni, di fare un'informazione che sia accurata, che sia corretta e che prenda in considerazione i vari aspetti della crisi climatica, che non hanno a che fare soltanto con la scienza, anzi, co come ho detto prima, cioè, sappiamo da un punto di vista scientifico qual è l'evidenza dell'esistenza del cambiamento climatico, sappiamo delle dinamiche, sappiamo degli effetti. Quello che rimane un ostacolo enorme in realtà è riscontrabile sul livello politico, sul livello economico. Quindi far sì che arrivi un messaggio da questo punto di vista non a compartimenti stagni, cioè la crisi climatica non riguarda soltanto il clima. Per affrontarla ci sono tantissime problematiche politiche che vanno scardinate, il paradigma economico che chiaramente ci ha portato a un cortocircuito e che chiaramente non sta funzionando, tutte le questioni che hanno a che fare con la giustizia sociale, insomma, quindi diversi aspetti da questo punto di vista. Poi c'è l'aspetto che è un pochino più legato al negazionismo, che è quello di trarre vantaggio da alcune cose. Per esempio, questa dei catastrofisti è una cosa che i negazionisti hanno fatto loro e che in qualche modo sfruttano per portare avanti il messaggio negazionista, la narrazione negazionista. Quindi etichettare come catastrofista, allarmista, chiunque faccia un legittimo allarme su quella che è invece la situazione. Quindi in realtà è un'etichetta volta a screditare la scienza del clima, a screditare chi si batte per la scienza del clima. Quindi ecco, ci sono, direi, questi molteplici aspetti legati un pochino alla domanda che mi hai fatto. Ma questo Paolo conferma questa, diciamo, circolarità della crisi che prende tutto, politica, economia, aspetti sociali, giustizia sociale, è molto presente in tutti i pezzi trasversalmente.
di Serafin in poi, no, Paolo? Cioè, se non governi una transizione bene, viene fuori un disastro prima di tutto sociale ed economico. Sì, poi insomma, l'esperienza ci dice che quando il cambiamento viene osteggiato, se si tratta di un cambiamento inevitabile, quando arriva poi travolge tutto e quindi crea un nuovo paradigma, se non c'è riuscito con le buone, lo crea con le cattive. Tra l'altro Stella ha collaborato anche alla stesura della doppia doppia di infografiche bellissime realizzate da Aul, che è il nostro studio grafico, che impreziosiscono questo numero. Sono Davvero due belle. pagine, vero? Loro Sì. sono, tra l'altro sono specializzati in questo, proprio nella realizzazione di infografiche, oltre ad essere coloro che hanno ideato l'aspetto grafico della rivista. Quindi lo fanno per molti insomma, contesti importanti. E i dati sono stati forniti da te e poi elaborati e insomma se uno guarda i freddi numeri insomma, non c'è molto da dire, nel senso che gli indicatori sono tutti agghiaccianti, Sì. anche quelli sui ghiacciai, vorrei dire, sono tutti tra l'altro. Coincidono più o meno con l'inizio dell'età industriale e tutti vivono un'impennata a partire più o meno da quel punto lì. Poi c'è magari qualche differenza, ma se più si allunga la prospettiva, meno la si nota. E questo riguarda le specie, le minacce, la biodiversità, la riduzione del calotte polare, l'aumento della temperatura. Quindi insomma, magari non, come dire, si può notare meno da un certo, insomma, se si sta se si chiudono gli occhi, se si guardano le cose da un punto di vista superficiale, ma poi i numeri parlano chiaro. C'è un aspetto che accennava Ilaria, trattato dall'articolo di Davide Serafin, e poi ne abbiamo parlato in un'altra diretta con Luca Bonaccorsi, che è quello dell'impatto economico, da un lato appunto la necessità di portare, cioè, di far sì che il proprio paese, come dire, accompagni la transizione nei tempi giusti, perché altrimenti poi si troverà a piangere perdite di lavoro, disastri occupazionali ed altro, quando poi alcune tecnologie inevitabilmente si imporranno. E poi invece c'è l'articolo di cui abbiamo già parlato ieri con Jennifer, l'articolo terribile di tuo fratello, Ilaria. Ma ci sono due cose anche nel pezzo della Levantesi che mi hanno fatto pensare molto, sia a Serafin che a Bonaccorsi. Uno è i soldi che lei cita che vengono utilizzati per bloccare, lei dice ritardare, controllare, bloccare le politiche che intendono affrontare il cambiamento climatico. E mi riporto ovviamente a Luca Bonaccorsi. Lei dice che nel 19 sono stati spesi 200 milioni di dollari solo per ritardare o bloccare delle buone leggi. E vabbè, l'altro ovviamente è l'iniquità che propone un po' la crisi climatica, cioè che l'1%, no, del paese più ricco inquina, no, il doppio della metà più povera. Quindi è come se questa crisi qui mostra tutto ciò che non funziona, ma proprio tutto, a tutto tondo, no? Per questo Sì. poi ogni aspetto in realtà viene incluso in una, nella parola ambiente, che non è solo quello, è come dice Sansa, è l'ambiente, ma è anche dove vivono e lavorano gli esseri umani, tutti. Tra l'altro In un'iniquità che ha. questo senso penso anche a. No, volevo soltanto aggiungere una cosa. Prego, prego. Un'iniquità che ha, che è nelle cause, ma che è anche nelle conseguenze. Quindi che chiaramente riguarda il contributo, no, alla responsabilità della crisi climatica, perché chiaramente non siamo tutti responsabili allo stesso modo, ma che riguarda anche gli effetti della crisi climatica, quindi chi verrà colpito prima e in maniera più significativa dagli impatti del riscaldamento globale della crisi climatica. Quindi questo duplice, diciamo, anche qui. Insomma, questo duplice elemento che riguarda l'iniquità. Forse Senti, invece rispetto alle c'è Ilario reazioni, che forse ha qualche problema di connessione.
Ilaria si è frizzata, però Sì. forse è tornata. Sei Ecco. tornata? Ma ti sei anche spostata Sì, durante è la diretta? No. vero. Ah, ok, vedi. Allora, mi avvicino. Ok. No, mi sto avvicinando Dicevo. alla mia saponetta perché vedo che fate tutti i pallini, quindi forse mi avete perso? Mi avete recuperato? Adesso sì. Sì, hai la fibra, ma Ok. credo che sia in cotone biologico, Sto qua. quindi. Dicevo Stella, adesso che è passato quasi un No, mese volevo dire dalla. che la Prego. cosa. Vai, Ilaria. No, non volevo disturbare, volevo dire solo che quello che dice Stella mi fa pensare anche a quello che dice Franzen, cioè che poi tutta questa roba qui è un rischio persino per i sistemi democratici, cioè il rischio è quello che dice Paolo, che poi il cambiamento arriva, travolge tutti e se ne approfitta la parte sbagliata. Ecco, solo questo, scusate. Ok, siamo tutti Mi avete allineati? Bene, sentito? allora stavo, chied sì. Stavo chiedendo a Stella, a un mesetto dall'uscita del libro, se ha già raccolto qualche reazione particolarmente pittoresca rispetto alle tesi che porta avanti il libro, visto che il libro è stato recensito sempre positivamente, cioè non ho letto cose strane, però volevo capire se personalmente ti è arrivato qualche cosa Guarda, di questa bizzarro. è una bella domanda. E in realtà la risposta è no, nel senso che finora devo dire ho ricevuto feedback positivi, ma anche un po' stranamente, nel senso che comunque è un libro in cui, cioè è un libro scomodo, diciamo la verità. Quindi mi sorprende che finora non ci siano state. Insomma, anche delle reazioni un pochino più forti, perlomeno da una certa frangia, chiamiamola così. Però è ancora presto, secondo me, quindi io aspetto, sono pronta. Sì, tra l'altro, forse ci quest'ultimo mese è vorrebbe. stato interessante da questo punto di vista. Ci sono successe moltissime cose, che hanno a che fare proprio con, le aziende di combustibili fossili, no? Quindi tutto quel mondo che attraverso lobby ha messo in campo proprio messo in atto una campagna di disinformazione che è durata decenni, di disinformazione sul clima chiaramente, e alcune di queste sono cose anche abbastanza, insomma, senza precedenti finora, come per esempio il caso della Shell, per cui una corte olandese ha imposto alla Shell una riduzione delle emissioni del 45% entro il 2030, è stata la prima volta che una corte, un tribunale ha imposto ad un'azienda di combustibili fossili delle limitazioni in linea con degli obiettivi climatici internazionali. Quindi da questo punto di vista è molto interessante perché segna in qualche modo una tendenza anche che sta avvenendo, che è riscontrabile su più fronti. Di climate litigation, proprio per così dire, quindi di cause legali legate al cambiamento climatico, che hanno diciamo, incluso non soltanto le aziende di combustibili fossili, ma che adesso riguardano anche gli stati, quindi come per esempio è accaduto in Francia all'inizio dell'anno, per cui un tribunale di Parigi ha diciamo, concluso che la Francia ha una responsabilità da questo punto di vista perché non sta facendo abbastanza fondamentalmente per far fronte alla crisi climatica, un'altra causa in Australia, quindi stanno succedendo diverse cose da questo punto di vista. Sì, poi forse faccio un'osservazione dal punto di vista dell'informazione, anche i nostri canali, o se vogliamo dire così, le nostre bolle non sono particolarmente indicative di quel tipo di obiezioni, no? Nel senso che Certo. sia chi li ha coltivati nel corso del tempo, certamente nel tuo caso di giornalista che è specializzata in questo genere di tematiche, non so se ci sono poi frotte di manifesti negazionisti che ti seguono per boicottarti, cioè magari sì, No, però però non palesemente.
È accaduto, per esempio, non con il libro ancora, ma è accaduto nel caso di un articolo che ho scritto insieme a mio collega Giulio Corsi, sempre sul negazionismo, per la New Republic, una testata americana, e ha sollevato diciamo così, un fronte Respire. negazionista su Twitter, che da questo punto di vista è interessante perché comunque mostra che c'è anche come dire, un controllo dell'informazione molto, molto accurato da parte dei negazionisti in realtà. Ovviamente è riscontrabile molto di più nel mondo americano perché il negazionismo comunque è un fenomeno che nasce negli Stati Uniti, ha la particolarità di essere anche così istituzionalizzato proprio perché il sistema statunitense, il sistema politico statunitense ha dei canali come quello delle lobby che si prestano particolarmente anche, no, a quelle che sono le dinamiche della macchina del negazionismo. È presente anche in Europa e in Italia, però in maniera meno istituzionalizzata. Quindi diciamo che da questo punto di vista, forse ecco, questa è la differenza. Se mai il libro verrà tradotto in inglese, magari Ah, si certo. solleverà. Però ecco, ci sono lì, per cui Non so se vedremo. pensare che questo sia un bene o un male, nel senso che da noi per trovare quegli argomenti lì dovresti girare a una certa ora su alcuni talk che tipicamente trasmette Rete 4, ma non solo, però più di altri Rete 4, oppure comprare libro o giornale, insomma, che sono quelli che scherzano un po' di più sulla questione. Invece è vero che negli Stati Uniti è diventato quasi un argomento che ha una sua dignità nel dibattito, anche se ovviamente questo non è vero, perché ci sono dei network talmente importanti che supportano queste tesi, a partire da Fox News ovviamente, ma insomma, non è così buffonesco come può sembrare in paesi in cui gli interessi sono meno presenti, non so se. No, no, ma il problema infatti è proprio questo, che in realtà non è affatto una cosa, cioè noi chiaramente ne ridiamo come si ride dei terrapiattisti, per dire, perché è una cosa che appare quasi ridicola, però in realtà è un problema molto, molto grave e se c'è un ritardo così significativo anche nell'azione climatica è sicuramente in parte grazie agli sforzi che sono stati fatti dalla macchina negazionista. Perché per decenni hanno avuto successo nell'ostacolare e ritardare il più possibile le politiche climatiche attraverso propaganda politica, manipolazione mediatica, strategie di comunicazione, finanziamenti, come prima giustamente faceva notare Ilaria. Quindi sicuramente non sono semplicemente così dei folli complottisti che Dei sparano. mattacchioni. Esatto, che sparano cavolate a destra e a sinistra. Si tratta di una vera e propria appunto macchina sistemica, organizzata e anche molto efficace in realtà. Dicevi, Ilaria? Eh sì, sono i grandi gruppi, no? Anzi, poi in Italia secondo me c'è un negazionismo diverso da quello americano, cioè c'è tanto rumore per nulla, no? C'è la macchina del rumore, per cui ti do tante informazioni, tutte diverse, tutte valgono e alla fine non capisci più niente. È Dall'altra la parte è un po' la strategia della storia che ci confusione. racconta. Esatto, è la storia che ci raccontava anche sulla tassonomia, e cioè che quando entra sia l'economia, i grandi gruppi che la politica, la spinta, quella originaria legata alla scienza, è legata ad una possibilità di cambiamento, viene in qualche modo recisa alla base, perché poi se le motivazioni sono squisitamente economiche, lo sappiamo che non si va da nessuna parte, come scriviamo spesso, se il business è quello as usual, non si va. Cioè lì, giustamente, Stella cita Ikel, non so se si pronuncia così, ma sostiene che ci deve essere uno shift, lei dice proprio, uno shift socioculturale, cioè ci deve essere un cambiamento, ma profondo, mi viene da dire, in cui Sì. non si ha l'idea di perdere cose, ma di appunto trasformarle, cambiarle.
E tantissimo è il compito, no, della divulgazione. Penso che questo sia il motivo per cui uno si mette a scrivere tanto, scrivere bene e scrivere in modo approfondito, no? Per togliere un po' di confusione e anche per raccontare, secondo me, un futuro che è possibile in qualche modo. Sì, sicuramente. Tra l'altro, rispetto a quello che dicevi prima sull'Italia e su come effettivamente un pochino le strategie differiscono rispetto agli Stati Uniti, uno dei problemi enormi che abbiamo in Italia è proprio sulla comunicazione della crisi climatica e del cambiamento climatico, per cui molto spesso si sente la necessità di dare voce o spazio anche a chi diffonde il messaggio negazionista o a chi semplicemente fornisce dei dati che non sono corretti o a chi non ha un ruolo all'interno, cioè non ha un ruolo da climatologo per dire e viene interpellato sulla scienza del clima. Quindi questo è un problema enorme perché si continua a dare l'impressione che questo sia un dibattito ancora in atto, no? Quando in realtà non è così, Ma non è un perché? dibattito. Ma no, ma perché il problema è che non è più un contraddittorio, quello della televisione, per esempio, del mainstream, non è un contraddittorio in senso socratiano, cioè per costruire un nuovo sapere. È dire tu vali come l'altro e qui tutto. Ed è drammatico perché non è vero che vale tutto, no? Allora non è un contraddittorio, è un finto contraddittorio in cui tu vuoi solo in qualche modo mettere alla pari una cosa vera con una cosa che è una menzogna, che è il Certo. negazionismo all'italiana, diciamo. Certo, sì. E Assolutamente. questo purtroppo lo fanno con tutto, eh. Con il prossimo tema del lavoro che affronterà la rivista, come racconterà Paolo, è uguale. Cioè ti mettono da una parte briatore e dall'altra precario. Alla fine tu esci confusissimo perché a La meno che non hai differenza appunto però. la levatesi che. No, la differenza in realtà tra questi due Prego. però è che il cambiamento climatico è un fenomeno scientifico, quindi Anche Briatore. anche Briatore è un fenomeno scientifico. È un fenomeno scientifico, quindi in realtà quella che è stata per tantissimi anni una strategia dei negazionisti era di trasformare un fenomeno scientifico in un tema di propaganda politica, dando proprio questa parvenza di un dibattito continuo per mettere in dubbio qualcosa che aveva un fondamento scientifico e che è empiricamente osservabile, misurabile, e che quindi non ha nulla a che fare con opinioni o analisi di diverso tipo. Quindi ecco, questa mi viene da dire che forse è la differenza sostanziale. Siccome siamo giunti quasi alla mezz'oretta solita che impieghiamo per queste dirette, ti volevo chiedere, Stella, se approfitti anche tu della pausa pandemica, che è tipo la pausa per lo snack, trasformata, ampliata, e se stai facendo presentazioni, se sei in giro, se c'è qualche data in cui ti possiamo ascoltare prossimamente. Sì, sono in giro finalmente, qualcosa che non è sui social media, anche se appunto è bellissimo stare qui con voi, ma sono molto contenta. Questa settimana sono a Novara, domani, al Circolo dei Lettori e venerdì a Torino, Libreria Binaria. Quindi saranno le prime due presentazioni in presenza con persone in carne ed ossa, non da dietro uno schermo. Molto bene, Piemonte, siamo anche vicini, molto bene, mi fa molto piacere. Anche noi nel nostro piccolo, guardo di là non perché ho il monitor, perché se no non mi ricordo niente. Noi abbiamo fatto una prima presentazione ad Alessandria la settimana scorsa, quindi vicino a casa nostra, a casa mia, e poi saremo dunque il 21, che è lunedì, saremo in quel di Semigallia con Beatrice Brignone e Giuseppe Civati, sarà una bella giornata densa, presentiamo sia il quarto numero di ossigeno che è questo, e l'ignoranza non ha mai aiutato nessuno, il nuovo libro di Pippo Civati, che è autore nonché editore, è uno dei tre editori di People. Il 22 Pippo sarà a Fano con Willy Peyote. Il 23 ci vediamo io e te, direttrice, a Ravenna, al. Ricordami, non me lo ricordo mai.
in questo ex giardino botanico, si chiama Ubuntu, ed è in realtà oramai un laboratorio. Guardate che bello il loro slogan: ogni giovane lavoratore vale più di tutto l'oro della terra. È il loro slogan. In realtà oramai è un giardino in cui si fa formazione per i giovani, e sarà con noi appunto il presidente di questa associazione, e un giorno invitiamo Stella, mi piacerebbe tantissimo. Molto volentieri. Con lei. Poi dopo il 23 io salto ai tre giorni che Pippo organizza a Torino, 30 giugno, 1 luglio e 2 luglio. Sono tre giorni densi di presentazioni, Ossigeno il 2 luglio, venerdì, ma vi consiglio tutte e tre le giornate perché sono molto interessanti. E infine a Verona, venerdì 9, sabato 10, domenica 11 luglio, anche qui tre giorni, più presentazioni al giorno, tre presentazioni al giorno. Io e Jennifer Guerra saremo sul palco per Ossigeno il venerdì 9. La rivista è negli store, su peoplepub.it, ordinabile, c'è anche la versione ebook per chi la preferisce e magari se la porta in vacanza sul tablet, costa 18 euro, se comprate un libretto in più le spese di spedizione sono gratuite, in genere c'è sempre un simpatico omaggio da parte dell'editore, l'abbonamento costa 72 euro, 4 numeri, per ogni numero vi arriva in omaggio un libro, un titolo di People, tra quelli insomma un po' del momento. In questo momento ce ne sono di molto belli, molto divertenti, c'è quello di Pippo già citato, c'è quello di Alessandra Fanelli con Marco Tiberi, c'è quello di Alessio Viola, c'è quello di Lercio, che saranno tutti un po' ospiti di queste giornate che vi ho descritto, e ovviamente è presente anche in libreria. Se non lo trovate in libreria, chiedetelo, perché così lo ordinano e ci fate anche una cortesia, perché la distribuzione in questo momento è, come dire, censurato. Non lo dico perché non sarebbe divertente dirlo. Se posso, siccome Ilaria è anche editrice a sua volta di Coconino Press, dico una parola non retorica, cercando insomma veramente, scomparso Tuono Pettinato ieri, un grande autore italiano, giovanissimo, insomma mi faceva piacere, scusate, ricordarlo, perché insomma leggerlo è stato veramente una cosa molto bella in questi anni, e non ci sono parole di fronte a un fatto di questo tipo. Tutto qui. Sì, sì, è un momento un po'... Ma lui faceva parte di questo gruppo veramente all'avanguardia che ha fatto la storia del fumetto negli anni 2000, veramente lo hanno completamente trasformato. E in ultimo, per Coconino, aveva pubblicato questa fiaba ambientata, perché alla fine faceva libri per bambini e li faceva bellissimi. Questa fiaba ambientata dentro la galleria dell'Accademia di Firenze. E l'ultima cosa che ha fatto è veramente veramente bella, quindi niente, non ci sono parole. Grazie Ilaria, grazie Stella tantissimo. Grazie a voi. Stiamo già lavorando al nuovo numero, grazie. Anche tu ricordati che hai una consegna tra qualche giorno e ci vedremo sicuramente in giro e ci vedremo ancora presto. Grazie a chi ha partecipato a questa diretta, che sarà poi pubblicata come sempre su tutti i nostri canali. Alla prossima. Grazie a tutti, ciao Stella, grazie.